Buonasera amici di Inter Supporters, dopo aver visto il pre-partita dallo Stadio Olimpico di Roma in compagnia di Biatri, siamo ancora più carichi per vivere insieme questa grande sfida dopo la vittoria per 3-0 contro la Viola della prima giornata di campionato. Abbiamo subito un esame importante contro la Roma, la nuova Roma di Francesco e questa sera. Vi do comunque il benvenuto in questa cronaca di Roma Inter. Questa sera non ci sarà Fulvio Santucci con noi, ma sarà sostituito dal grande Fausto Manberti. Buonasera, Fausto. Buonasera a tutti, buonasera amici di Inter Supporters, ciao a tutti, buonasera. Formazione dell'Inter che schiera un 4-2-3-1 con Samir Handanovic in porta, la linea difensiva da sinistra verso destra, Ngatomo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio, centrocampo, i due davanti alla difesa che sono Gagliardini e Vessino, i tre, diciamo, le tre mezzale potremmo dire, i tre centrocampisti avanzati, Ivan Perisic, Borja Valero, Antonio Candreva, in attacco, l'unica punta che è Mauro Icardi. In Roma invece che schiera Alisson in porta, da sinistra verso destra Kolarov, Jesus, Federico Fazio e Konstantinos Manolas, centrocampo a tre con Rajan Nainggolan, De Rossi e Strootman, centrocampo veramente molto molto poderoso quello della formazione di Di Francesco. In attacco invece i due, potremmo dire un 4-3-2-1, ma in realtà qui lo vediamo come un 4-3-3 con De Vrij, Dzeko e Perotti, ma sappiamo benissimo che agisce comunque dietro a Dzeko, quindi è più un 4-2-3-1 o pardon, un 4-3-1-2 piuttosto che un 4-2-3-1, quindi Perotti più come seconda punta. Non abbiamo l'audio d'ambiente, quindi non possiamo assolutamente capire se effettivamente Spalletti è stato accolto in maniera, diciamo, così amichevole da parte dei tifosi della Roma. Si suppone, no, molti tifosi hanno comunque intenzione di fischiare il tecnico di Certaldo, e questo può essere un bene o un male. Questo ovviamente non lo possiamo sapere a prescindere. Devo dire una cosa: non sono fortunatissimi, qui non voglio fare l'uccello del manuale d'augurio. I precedenti di un ex tecnico contro la sua ex squadra, io ricordo ad esempio quello di Mazzarri, ma ricordo anche quello di Lippi quando arrivò all'Inter subito dopo essere stato un tecnico della Juve. Praticamente si è sempre perso in casa della formazione, diciamo, subentrante, quindi Ecco, Spalletti non ha la Fausto. cabra dalla sua. Tutto pronto, il direttore di gara sta per comandare il calcio d'inizio, un Inter che, diciamo, si schiera praticamente più o meno come il match contro la formazione viola. Partiti, attacca la formazione nerazzurra subito con Nagatomo, lo scambio con Perisic che prova ad andare prima a Jesus che recupera il tempo e cede il pallone all'indietro al numero 44, ovvero sia Konstantinos Manolas. Poi c'è il tentativo di anticipo da parte di Nagatomo, Nangolan riesce ad evitarlo, attacca ancora quella frazione nerazzurra, Gagliardini, il pallone per Perisic in area, ancora Icardi, la conclusione di Candreva, Perisic fuori! Perisic fuori, anzi no, scusate, Cosa si trattava di sbagliare? Icardi, c'è stata un'azione tambureggiante da parte della formazione nerazzurra, il pallone in area, prima Candreva l'ha mancato in maniera assolutamente completa, posizione regolare da parte di Candreva, qui era Vessino che ha messo il pallone in mezzo per Candreva, poi Icardi si mangia un gol veramente fatto, peccato, veramente un gran peccato questa occasione sbagliata dall'Inter, Massimo. Eh sì, questo era da fare. Occhio ragazzi, che queste occasioni bisogna sfruttarle. Prima occasione dunque nitida dopo il tentativo da parte di Fazio, il gol mancato da Icardi che sotto porta, e qui ci saranno ovviamente molte critiche da parte di quelli che Icardi lo vedono non di buon occhio. Fazio, attenzione, attacca ancora la formazione giallorossa con Kevin Strootman, pallone morbido in mezzo, prova a saltare, poi la conclusione, il palo, attenzione ancora Dzeko. Mamma mia. Il palo, la conclusione, crediamo, di Strootman, ci è andata bene qui perché il pallone è rimbalzato, Handanovic era un po' in ritardo. Palo della Roma che fa, diciamo, e pareggia in L'avevo qualche modo detto io. l'occasione avuta da Icardi. Attacca, dimmi Massimo.
L'avevo detto, le occasioni bisogna sfruttarle perché sennò dopo c'è il rischio che segnino loro. Attenzione, attacca ancora la Roma con Strootman che prova il pallone centrale in direzione di Nainggolan. Nainggolan prova la conclusione con il destro, allarga sulla corsia di sinistra per De Frel, affrontato da Perisic con la pallone centrale per Nainggolan, immorbido in mezzo verso Dzeko che prova a controllare e mette il pallone in rete. Dai, dai. 1-0 per la Roma, un gol preso assolutamente in maniera stupida, però c'è il direttore di gara che sta in qualche modo consultandosi. No, mi sembra che sia regolare il gol. Qui ovviamente dobbiamo sempre lasciare il beneficio dell'inventario. Mi sembra che Dzeko sia partito assolutamente in posizione regolare, anche se il ginocchio era in avanti, qui si è fatto sorprendere D'Ambrosio, D'Ambrosio, si è fatto sorprendere strano. D'Ambrosio. Io in questo caso, anche se il ginocchio è leggermente davanti, il gol lo darei sempre, che comunque praticamente è una posizione in linea, qui è stato Pollo D'Ambrosio a farsi sorprendere. E Non dunque si Dzeko porta possono in vantaggio la sbagliare Roma quei quando i gol minuti lì. sono esatti. Non si possono sbagliare quei gol lì. Perché dopo te la prendi in quel posto. No, ho C'è il detto. gol di Edin Dzeko che dunque porta in vantaggio la Roma quando i minuti sono 16, Inter che dunque subisce questo gol da parte della formazione giallorossa, qui malissimo D'Ambrosio nella copertura dell'attaccante della formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Borja Valero, lo scambio con Candreva, c'è fallo su Borja Valero, il pallone in avanti, anzi era D'Ambrosio, direzione di Candreva, attenzione c'è Icardi libero, Candreva si accentra, il servizio per Perisic, Perisic posizione di sparo, dall'altra parte arriva Borja Valero può concludere, il pallone in mezzo, prova la conclusione, Icardi, la parata da parte di Ellison, qui con il destro Icardi, aveva messo un pallone potente sul secondo palo, bravissimo qui Icardi perché la soluzione non era semplice con una serva di gambe accanto a lui e poi Inter che ci mette veramente troppo a concludere. Attacca ancora la formazione nerazzurra, sempre Vecino, il servizio all'indietro per Skriniar, mette però un pallone troppo alto per Gagliardini. tutti, 43 sul cronometro, occasione per il pareggio. L'Inter ci ha messo veramente tanto, c'era una selva di gambe. Beh, una serva di gambe no, comunque c'era un giocatore in opposizione e soprattutto c'era Strootman. Qui Ellison ha fatto una straparata. Si chiude qui il primo tempo 1-0 per la Roma, il gol di Dzeko al 16° minuto su assist di Rajan Nainggolan, ma su distrazione possiamo dire all'80% di D'Ambrosio, al 20% di Skriniar. In questo momento l'Inter dimostra di essere ancora un gradino al di sotto rispetto alla Roma. Non so se sei d'accordo, Massimo. Allora, la partita che ho visto io è un'ottima Inter fino a quella clamorosa occasione sbagliata in coppia da Candreva e Icardi. Poi è scattato un qualcosa nella mente dei ragazzi, si sono un po' lasciati andare, ci sono stati due pa il palo di Dzeko e poi dopo il gol che ha fatto crollare psicologicamente i ragazzi, però si può recuperare, non è che siamo succubi della Roma o che cosa, le nostre occasioni le abbiamo avute e dalla chat room, Fausto, c'è un mix tra ottimisti e intertristi perché iniziano a tirare in ballo il mercato. Sì, no, vabbè, questo è scontato che inizia a fare il ballo di mercato, ma ovviamente non so se si poteva fare di più rispetto a quello che abbiamo visto oggi, anche con No, l'inserimento di un beh, giocatore di allora, spinta. vista l'Inter Dimmi. di questo precampionato e anche di domenica, si poteva fare di più. Cioè, mi aspettavo molto di Sì. più. Ci sono delle cose lì, o mette João Mario al posto di Gagliardini e arretra Borja Valero per sistemare qualcosa. Vediamoci di Spalletti, vediamo che adesso li deve caricare un po' in questo fine primo tempo. Mi raccomando, ragazzi, ottimisti, noi facciamo pausa, ci vediamo tra un quarto d'ora quando sta per iniziare il secondo tempo. A dopo, ragazzi. Cambia la sua coscienza con il gol. Intanto c'è un cambio, infatti esce Gagliardini, entra João Mario. Mi sembra il cambio più logico, mi sembra assolutamente.
come avevamo previsto. Borja Valero arretra al posto di Gagliardini e João Mario va a fare il trequartista. Si tratta di Konstantinos Manolas, palla sulla corsia di destra, è sempre lui Perotti, la sovrapposizione di Stroman, Perotti si accentra, tenta la conclusione ed è Pensa a il te. terzo palo Pensa della a Roma te. su questo splendido tracciante di Perotti. Attacca ancora l'Inter, sempre con Candreva, Candreva che prova ad accentarsi, può esplodere il destro, serve Icardi, la conclusione di Icardi! Il gol di Icardi! Alla faccia di tutti quelli che dicevano che non era decisivo con squadre come la Roma. 1-1, la piazza Icardi, 21 km, Roma 1, Grande Maurizio. Roma. Grande Maurizio Icardi, e stavolta possiamo dire grande tracciante di Candreva. Ribadisco, un po' perplessi i tifosi della Roma, perché questo gol viene forse nel momento, diciamo, in cui l'Inter si stava salendo, ma in cui la Roma aveva chiaramente dato segni di poter gestire la partita in maniera importante. Qui Candreva mette un ottimo pallone in direzione di Icardi, scattato in posizione regolare. Stavolta Manolas si fa Rapace, sorprendere. È rapace. stato bravissimo, rapace Icardi con il destro a mettere questo pallone dietro a Sempre Henderson. E adesso lui. cambia un po' la partita, cambia un po' l'inerzia della partita. Vedremo cosa saprà fare la Roma, un po' come lo scorso anno quando pareggiò Banega. Speriamo che non accada quello che è accaduto nella stagione 2016-2017, dove la Roma, dopo 2 o 3 minuti, trovò il gol del 2-1. Mamma mia, Tocchiamoci Fausto. ogni, Ecco, bravo. diciamo, ogni amenicolo, ecco, ogni amenicolo, il cornetto per i napoletani e qualcos'altro, il legno per gli inglesi, qualcos'altro per gli italiani. Attenzione, c'è Daniel Shaarawy! E salva Valverde. Non voglio essere l'uccello del malaugurio. Attacca ancora la Roma, il pallone in mezzo ancora di El Shaarawy, Valverde. Provvidenziale, veramente provvidenziale. Attenzione a João Mario, palla allargata sulla corsia di sinistra per Perisic, uno contro uno con Wayne Jesus, è sempre saltato, prova a mettere il pallone in mezzo. Icardi! Icardi! 2-1 Inter! 31 sul cronometro! E meno male che non segnava mai alle squadre. Icardi 2-1! Volta dell'Inter, grande, grande Perisic che ha puntato Juan Jesus, l'ha sempre superato, pallone in mezzo e qui l'istinto killer di Icardi. Mamma mia, 31 sul cronometro, 2-1 per l'Inter, Inter che ribalta completamente il match. Massimo. finalmente Icardi si è fatto perdonare dal gol sbagliato nel primo tempo con questa bellissima doppietta. Il secondo gol, anche questo dopo il primo, da rapace dell'area di rigore. Stop, si gira e è un gol Attenzione, ottimo, ottimo, clamoroso. ottimo il movimento di Candreva che praticamente elude l'intervento di Manolas, che era il giocatore preposto alla marcatura di Icardi. Qui Candreva fa un velo fondamentale, Icardi si gira, sorprende Fazio e mette il pallone del gol del 2-1, ma qui l'ottimo velo di Candreva, Massimo, ottimo velo di Candreva. Bene, bene, bene così. Adesso stringiamo i tempi per un quarto d'ora e portiamola a casa perché non ci si aspettava una partita del genere dopo il primo tempo. Adesso tutti uniti e compatti per portarla a casa. Nainggolan, il pallone avanti per Dzeko, il colpo di testa, la sponda, Skriniar. Skriniar in anticipo, potevi controllare lì, chi sei? Vessino. Vessino, Vai, ancora la dai, pallone dai. contro Mario, João Mario, ottima Allargala. colpa sul destro, ha dato veramente qualità rispetto a Gagliardini, Vai. sempre João Mario, palla al piede, allarga per Santa Perisic, uno Jesus. contro uno con Juan Jesus, lo salti sicuramente, attenzione a Perisic, il pallone in mezzo, Icardi! Vessino, Anzi no, Vessino. si tratta di Perisic, 3 Vessino. a 1, 3 a 1, 4 alla fine, è quasi finita, è quasi E finita. allora, Vessino, grandissimo inserimento, finalmente. Finalmente, ragazzi, abbiamo visto l'inserimento che aspettavamo da tempo. Grande Vessino, bravo! E In guardate i realtà si è tifosi visto della Roma che Perisic, ma faccia usano. l'inserimento palla di Vessino, perdonatemi, chiedo venia, sono anche un po' anziano, io vado verso i 50. Qui ottimo il pallone recuperato da João Mario, allarga per Perisic che oggi non l'ha fatta praticamente vedere, come a me non la fa vedere Pamela Anderson, non l'ha fatta mai a vedere a Juan Jesus. Ha messo il pallone in mezzo e ha dato un
loro verso Vesino, qui Perisic proprio era lontano dall'azione, pardon, Perisic è quello che ha fatto il cross, ha messo questo pallone in direzione di Vesino, lì di solito è la posizione di Icardi, è arrivato Vesino. Il gol del 3-1 e l'Inter che riesce a portare a casa, si spera, un risultato positivo. 3-1 per l'Inter, inquadrati alcuni tifosi interisti sicuramente vicini a Biapri, che ricordiamo dopo la fine partita sarà... dimmi tutto, Massimo. Dopo la partita ci colleghiamo dal settore ospiti dello Stadio Olimpico di Roma con... Biapri. 91 e 20 sul cronometro, vediamo se riusciamo a passare indenni questo piccolo Everest. Conclusione sulla barriera da parte di Kolarov, contropiede dell'Inter. Attenzione a Perisic, a dall'altra Cancelo, parte c'è Candreva, c'è anche Cancelo, sempre Perisic, in servizio per Joao Mario in posizione, la conclusione, la parata da parte di Ellison. 91 e 40 sul cronometro, Massimo, possiamo dirlo, mancano al massimo 2 minuti alla fine, è finita, è assolutamente finita, decisivo Icardi su questa punizione, tra le altre cose, prendendo la palla in faccia, stordito, contropiede, qui João Mario ha sicuramente scelto la cosa migliore, tiro potente sul primo palo, bravissimo, in questo caso Ellison, a neutralizzare la sua conclusione, calcio d'angolo a favore dell'Inter, è finita Massimo, è assolutamente finita, l'Inter che incamera 3 punti importantissimi, e va in testa alla classifica stasera assieme alla Juve. Con João Mario, accanto c'è Borja Valero, quindi sarà lui a mettere questo pallone in mezzo, 30 secondi alla fine, direttore di gara che comanda il calcio di punizione. Bello, Nacho Fega. Sì, fallo laterale, tra l'altro. Esattamente, possiamo anche non commentare questa punizione di alleggerimento, è direttore finita. Di gara che comanda la fine delle ostilità. L'Inter espugna esattamente dopo, anzi no, non è ancora finita, scusatemi. Ah, non è finita. Diciamo, adesso finisce. 23:93:30 sul cronometro. Inter che espugna. Allora... Era dal 2008 che l'Inter non espugnava lo Stadio Olimpico. Ovviamente il lato giallorosso, vittoria per 3-1, l'ultima volta era stato un netto 4-0 ed erano i primi avvisagli dell'Inter di Mourinho, di quella che era l'Inter del triplete. Stasera lo fa con Spalletti, che sfata quel tabù che dicevo all'inizio partito, ovvero sia allenatore dell'Inter che da avversario ritorna nella panchina appena lasciata. Spalletti sfata questo tabù, l'Inter vince 3-1. Consola Manolas, che ha qualcosa da dire a Spalletti, sinceramente non riusciamo a capire. Riepiloghiamo i marcatori di questo match. Edin Dzeko in vantaggio la Roma al 15° minuto con il gol di Edin Dzeko, qui responsabilità grossissime di D'Ambrosio, il pareggio di Mauro Icardi al 67°, 10 minuti dopo il raddoppio ancora di Mauro Icardi e il gol a 3 minuti dal termine di Mattias Vecino. Il commento della partita, ovviamente non solo al sottoscritto, Inter imbarazzante potremmo dire nel primo tempo, poi con il calo fisico della Roma è venuta fuori tutta la qualità dell'Inter, ma soprattutto decisivo l'ingresso di João Mario e soprattutto anche Maurizio, la grande vena di Icardi e di Perisic, che nel secondo tempo è riuscito a prendere ancora meglio le misure di Juan Jesus e a servire 2 cioccolatini, uno per Mauro Icardi, il secondo per Mattias Vecino, salita anche la prestazione di Candreva, calata un po' quella degli esterni della Roma che nel primo tempo hanno fatto veramente quello che hanno voluto, un'ottima Roma ma soprattutto una grande Inter stasera che riesce a conquistare 3 punti e adesso disco. Sono un po' volatili per diabetici, per tutte le altre che devono replicare a questa formazione che si pone comunque come un outsider, visto che Juve e Napoli sono sicuramente superiori, si pone quasi come outsider in questo campionato di Serie A che, ribadisco, è ancora le prime giornate ma che sta dando indicazioni importanti. Dopo 2 giornate l'Inter dello scorso anno era a 1 punto, stasera bottino pieno. Massimo. Sì, hai fatto un'ottima analisi, a dirti la verità dopo il primo tempo non mi aspettavo questa reazione di orgoglio e qui abbiamo ancora visto una volta la mano di Spalletti che sa leggere le partite, sa come cambiare in corsa, l'ingresso di João Mario è stato determinante e poi quel giocatore lì col numero 9 incredibile ha realizzato 2 gol davvero bomber che ha praticamente fatto cambiare l'inizio della partita
E una nota in particolare anche per Ivan Perisic, che ha fatto vedere anche stavolta di essere la stella che magari è stata un po' nascosta, però ha saltato netto Juan Jesus, quello che avrebbe dovuto fare per tutta la partita, lo ha fatto per chiuderla. Quindi il terzo gol è stato un cioccolatino per Vecino, che ha dovuto solo spingere in rete. Quindi ragazzi, nessuno se l'aspettava. Io mi sono seguito la chat in silenzio durante tutta la partita e c'erano molti interisti che si lamentavano. Adesso sono spariti, chissà come mai. Quindi ragazzi, grazie per averci seguito. Anche oggi altri tre gol, un'altra doppietta di Mauro Icardi e il gol del 3-1 di Vecino. L'abbiamo ribaltata, non ce l'aspettavamo, ma va bene così, la pazza Inter. Ci facciamo sempre riconoscere, quindi se non soffriamo non siamo contenti. Grazie ancora Fausto, Buona serata a tutti. rimanete collegati con noi per seguire la diretta di Biapri dal settore ospiti. Ciao e forza Inter! Forza Inter.